Bene, allora, adesso dobbiamo passare ai primi argomenti del corso. Allora, vediamo un'ulteriore volta un minimo di terminologia di base, della matematica. La matematica è quello che si chiama una teoria, un sistema logico-formale. Io ho dei punti di partenza. I punti di partenza sono gli assiomi. Gli assiomi sono le mie regole del gioco. Vedremo poi nel dettaglio, faremo gli assiomi dei numeri naturali, quindi vedremo come proprio si parte da lì. Non è che, diciamo, è un modo di dire. Quindi queste regole non si possono dimostrare, sono assunte come regole, non è che uno nel calcio dice questa è la regola, no, ma mi metto a dimostrare che deve essere per forza questa regola. Che significa? Diciamo, la regola è una regola, basta, si assume. È chiaro che posso cambiare regole, però cambio gioco. Chiaro? Gli assiomi della matematica hanno il vantaggio di essere pochi e universali, cioè tutti quanti più o meno sono d'accordo su questi assiomi, cioè no, più o meno, senza il più o meno. Ho detto più o meno perché c'è qualche assioma che viene, alcuni non accettano, che viene discusso. Però si tratta di uno solo e diciamo viene discusso da pochissime persone, insomma, diciamo almeno per quanto riguarda la parte di algebra, matematica così in generale. Poi la parte di geometria invece ha altri assiomi che possono essere cambiati. L'esempio, poi ci torneremo su un esercizio, sarà il quinto postulato di Euclide, che è stato cambiato dando luogo alle geometrie non euclidee. Cioè non è che quel assioma non è valido, cioè se usiamo il quinto postulato di Euclide descriveremo le geometrie euclidee, se non lo usiamo, se ne usiamo un altro al posto di quello, descriveremo una geometria non euclidea. Gli assiomi quindi sono le nostre regole del gioco, poi ci sono dei giocatori. Allora, i primi giocatori, anche lì ci sono alcuni giocatori che non possono essere definiti e sono i concetti primitivi. Per capirci, in geometria i concetti primitivi sono punto, piano, retta. Quindi sono cose che non possono essere definite in termini di cose più semplici. No? Se tu stai dando una definizione, che cos'è il pallone? Gioco del calcio, che cos'è il pallone? Il pallone è una sfera di cuoio o di altro materiale che pesa tra 8 grammi e 8 grammi, che eccetera, eccetera. Insomma, date tutte le specifiche del pallone. E poi dice che cos'è il cuoio? È il cuoio, che cos'è la plastica? È la plastica, è che cos'è qui? Cioè, è chiaro che a un certo punto avete una regressione che a un certo punto si deve fermare, quindi c'è un punto di partenza anche lì dal quale potete ricavare altri concetti che si chiamano concetti derivati, che deve essere in qualche modo condiviso da tutti, nel senso che per tutti il punto è certo oggetto, ma che le cui proprietà vengono specificate da come si comporta, dagli assiomi. Però non si va a definire il punto. Chiaro? Come si comporta tra di loro punto, retta, piano, eccetera. Per esempio, per tre punti non allineati passa uno in un solo piano, per due punti non allineati passa uno in una sola retta. Questi sono assiomi che dicono. Quindi gli oggetti elementari, gli attori elementari e le regole di comportamento elementari sono i concetti primitivi da una parte e gli assiomi dall'altra parte. Poi però uno comincia a dire, ma se vale la regola del fuorigioco, eccetera, in quella situazione vuol dire che l'arbitro deve fischiare. Oppure uno comincia a elaborare. Cosa comincia a elaborare? Quindi abbiamo assiomi e concetti primitivi. Questi concetti primitivi li mette insieme in varie salse, dà delle definizioni e ottiene i concetti derivabili.
ok? A questo punto è libero di fare degli enunciati. Un enunciato è un'affermazione. Tipicamente un'affermazione del tipo: se stiamo in questa situazione, allora c'è una certa conseguenza. Se quello che viene dopo il se sono quelle che si chiamano le ipotesi, allora c'è una certa conseguenza, quella che si chiama tesi. Io enuncio una, faccio un'affermazione. Un'affermazione è normalmente di tipo condizionato, perché a me non interessa dire, a volte non è condizionato. Per esempio, posso dire che 2 non è il quadrato di nessun numero razionale. Non esiste alcun numero razionale il cui quadrato faccia 2. Qua non c'è nessuna condizione. Ho detto se quello, eccetera. Devo naturalmente aver introdotto determinati numeri, devo sapere che chi sono i numeri naturali, chi sono i numeri razionali, vabbè, e quello lo faremo ben presto. Però qua non c'è un'ipotesi, no? C'è un'affermazione secca e basta. Però più facilmente le mie affermazioni saranno di tipo condizionale. Se vale A, allora la conseguenza è B. Allora, quelle sono le, vale A sono le ipotesi, allora la conseguenza è B, è la tesi. Per arrivare da A a B bisogna sviluppare un ragionamento. Un ragionamento, e quindi bisogna usare argomenti validi, e poi si sviluppa quello che si chiama una dimostrazione. Ok? La dimostrazione, diciamo, può essere, se io ho enunciato A implica B, A è l'ipotesi, B è la tesi, la dimostrazione può essere, per esempio, una sequenza di implicazioni elementari che parte da A e alla fine arriva a B. Implicazione significa ogni, vero, ogni volta che è vero quello che sta scritto a sinistra deve essere vero quello che sta scritto a destra. Insomma, l'abbiamo già usata nel sillogismo, penso che ci capiamo almeno su questo. Un tipo di dimostrazione del genere si chiama dimostrazione diretta. Ok? Poi, sempre come terminologia matematica, non sempre, non tutte gli enunciati sono o facili da dimostrare. Quindi a volte la dimostrazione deve essere un po' articolata. Allora a volte si preferisce alcune dimostrazioni preliminari che servono per fare la dimostrazione principale, metterle prima, isolatamente. In questo caso si parla di lemmi. Un lemma quindi è una dimostrazione propedeutica ad un'altra dimostrazione più importante. Viceversa, se da una dimostrazione di un fatto molto generale e complicato discende come caso particolare, appunto un caso particolare più semplice, oppure un'istanza di quel caso generale, parleremo di corollario. Quindi abbiamo una dimostrazione grande, diciamo, che dimostra una certa cosa più in generale, e poi magari un corollario in un caso particolare. Per esempio avremo il teorema di Lagrange come corollario del teorema di Cauchy. Ok? Quindi non è che stiamo parlando di cose diverse. Lemma, corollario e diciamo lemma, dimostrazione e corollario sembra la stessa cosa, sembra dimostrazione. Ok? Scusa, lemma, teorema, diciamo la parola è teorema, una cosa che dimostro si chiama teorema. Quindi l'enunciato è una parte del teorema, l'enunciato più la dimostrazione costituisce quello che si chiama il teorema. Poi un teorema appunto propedeutico, per un altro centrale più importante, si chiama lemma. Uno invece che sia conseguenza di, si chiama corollario. Quindi lemma, teorema e corollario sembra la stessa cosa.
si possono aggiungere sfumature di significato. Spesso e volentieri, siccome teorema è una parola un po' altisonante, non lo chiamiamo teorema, lo chiamiamo proposizione. No? Quando è proprio una cosa veloce e stupida, lo chiamiamo osservazione, lo chiamiamo... No? Però sono varianti sul tema. La base è questa. Torniamo alle dimostrazioni. Non esiste solo la dimostrazione diretta. La dimostrazione può essere anche per assurdo. La dimostrazione per assurdo funziona così. Questo simbolo lo userò solo questa volta. Questo qui il simbolo non lo conoscete probabilmente, che in logica significa negazione. Non B. Parto dal fatto che B non sia vero. E arrivo a dedurre che A non è vero. Se svolgo questo tipo di dimostrazione, questa dimostrazione di sotto è perfettamente equivalente a quella di sotto. Poi ve ne darò subito un esempio. Questo schema, invece di andare da A verso B, vado da non B implica non A, quindi vado dalla negazione di B e arrivo alla negazione di A, funziona in base al principio del test escluso. Cioè o vale A, o vale il contrario di A, o vale B, o vale il contrario di B. Cioè una terzium non dato, cioè non è che c'è una situazione in cui vale A e il suo contrario. E non ci deve essere neanche una situazione in cui valga, non valga né A né il suo contrario. No? Okay. La negazione di A prende tutti i casi in cui A non è vero. Quindi non c'è qualcosa di ambiguo. No? Anche qui, nella situazione reale, uno dice qual è il contrario di bianco? Nero. No, non bianco. La negazione di bianco è non bianco dal punto di vista logico. Chiaro? Allora, distinguiamo negazione, bianco, non bianco, contrario, magari possiamo anche dire bianco nero, però allora sono due concetti diversi. Ok, questa dimostrazione qui si chiama dimostrazione per assurdo. Ed è un altro schema di dimostrazione che capiterà di usare abbastanza spesso. Un terzo schema di dimostrazione che capiterà di usare, non tanto spesso, ma ogni tanto capita, non la conoscete. Cioè, o almeno chi ha seguito il corso già una volta forse la conosce, però è la dimostrazione per induzione. E questa lo dico adesso, ma poi la descriveremo con, diciamo, in maniera compiuta quando faremo il principio di induzione. Diamo invece un esempio di dimostrazione per assurdo. Allora, enunciato. Non esiste alcuna frazione che elevato al quadrato faccia 2. Ok? Quello che ho detto prima, 2 non è il quadrato di nessun numero razionale. Questa cosa probabilmente, che radice di 2 sia irrazionale, lo sapete. Ma lo sapete dimostrare? Probabilmente la dimostrazione può darsi pure che vi sia stata fatta, però anche se vi è stata proposta non credo che... Per adesso, se notate, ho cercato di evitare accuratamente quantificatori esistenziali universali, in questo caso esistenziale, non esiste, potevo scriverla E rovesciata con la barra sopra, però insomma
faremo ben presto, l'introdurremo, insomma, per ora mi tengo basso basso. Comunque, questa dimostrazione si fa per assurdo. Io cosa suppongo? Suppongo che l'affermazione non sia vera. Quindi, come si deve scrivere? Dice, supponiamo per assurdo che 2 sia uguale a P su Q, dove P e Q appartengono entrambi a N. N lo vedremo forse oggi stesso, cominceremo a vedere gli assiomi di N, quindi N va introdotto per via assiomatica, per essere precisi. Però sono i numeri naturali. Allora, la parola stessa è naturali, dice che dovrebbe essere qualcosa di intuitivo, insomma. Per me i numeri naturali, diciamo, sono 1, 2, 3, 4, cioè, perché dico per me? Perché in realtà sono per tutti questi qua, però qualcuno fa cominciare da zero, no? Ora, ci sono tanti argomenti, beh, è una questione di notazione, quindi se andate a vedere, in molti libri cominceranno da 1, in altri libri cominceranno da 0. È una questione di definizione, non c'è, non cambiano le proprietà, cambia qualche proprietà algebrica, ma non cambiano altre proprietà, diciamo, gli assiomi vengono rispettati lo stesso. Perché io preferisco farli partire da 1? Vi devo dare un motivo, insomma. Allora, il motivo è questo, perché se si chiamano naturali dovrebbe essere qualcosa che anche un bambino sa. Provate a far partire un bambino di un paio d'anni e farlo partire a contare da zero. Tu lo guarda stranito, cioè zero più. Tu lo cominci 1, 2, 3. Cioè, tu quando cominci a contare cominci sempre da 1. È un argomento, ce ne sono altri magari che, diciamo, sosterranno coloro che li vogliono far partire da zero. Personalmente, allora, quando voglio indicare invece i numeri naturali, quindi per me i numeri naturali sono 1, 2, 3 e così via, questa è un'elencazione ovviamente che non posso terminare perché sono infiniti. Se voglio indicare quelli che partono da zero, ci devo scrivere così. In questo caso è 0, 1, 2. Oppure devo mettere, che ne so, n0, ci devo mettere qualche simbolo vicino a n per indicare che partono da 0. Ma senza inventarsi simboli, insomma, basta scrivere n meno 0. Ok, allora, quindi ritorniamo alla nostra dimostrazione. Noi supponiamo per assurdo che n sia uguale a p su q. Cosa possiamo supporre ulteriormente? Posso supporre che P e Q non abbiano fattori in comune, ok? Posso inoltre supporre che non, diciamo, P e Q non siano entrambi pari. In realtà mi serve solo questo, non mi serve che abbiano fattori comuni. Voglio che siano uno pari e uno dispari, o tutti e due dispari. Perché se fossero tutti e due pari, cosa potrei fare? Metto in evidenza il 2 sopra e sotto e lo semplifico. La frazione rimane la stessa. Riscrivo la mia equazione, la riscrivo come 2q uguale p, ok? Allora, prima di tutto, quali situazioni sono rimaste in piedi? O sono tutte e due dispari, o uno è pari e uno è dispari. Allora, se fossero entrambi dispari, questo numero sarebbe pari. P sicuramente non può essere dispari, perché questo numero è pari, quindi P deve essere pari. Ci siamo fino a qui? Quindi qual è l'unica situazione rimasta in piedi adesso? P è pari e Q è dispari.
Quindi P è pari e Q è dispari. Ok? Se questo libro di diventa qua. Scusate, qua c'è P quadro su Q quadro. Quadrato. Deve fare. Ok? Il resto è tutto vero. Posso inoltre supporre che P e Q non siano entrambi pari, perché altrimenti semplificavo. Posso semplificare anche con i quadrati, Se, diciamo, innanzitutto P deve essere pari e Q deve essere dispari, perché altrimenti qua se P è dispari, P quadro, dispari per dispari è dispari e non funziona. Va bene? Rimane tutto vero quello che ho detto. Tuttavia neanche questa situazione va bene, perché se P è pari, allora posso scrivere P come almeno 2 per M. Va bene? E quindi andiamo a sostituire, quindi sostituisco e ottengo 2 Q quadro uguale 4 M quadro. E dico che questo è assurdo. L'assurdo lo faccio con la saetta, insomma, tipo scarica elettrica. Oppure devo scrivere. Allora, siccome avevo dimenticato di mettere i quadrati, lo ripercorro un'altra volta. E poi dopo mi soffermo sulla parte finale, perché voglio vedere se riuscite a capire perché c'è l'assurdo. Allora, suppongo per assurdo, voglio negare la tesi. La tesi era che 2 fosse che 2 non fosse il quadrato di nessuna frazione, quindi supponiamo che 2 sia il quadrato di una frazione. Allora, la frazione la chiamo P su Q, allora 2 sarà P su Q al quadrato, che fa P quadro su Q quadro. Ok? Poi dico, se la frazione erano tutte e due pari, io la semplificavo. La semplificavo fino a che non arrivavo a un numero pari o un numero dispari. O a due numeri entrambi dispari. Quindi posso supporre che almeno uno dei due debba essere dispari. Allora, intanto la scriviamo così. Allora, in questa forma è evidente che il membro di sinistra è pari, ma se P fosse dispari, il quadrato sarebbe dispari e l'equazione non potrebbe funzionare. Quindi P non è dispari, è pari. Ma siccome non sono entrambi pari, allora se P è pari, allora Q è. In realtà neanche questa situazione può funzionare, perché se P è pari, P è il doppio di un altro numero. E allora sostituisco e ottengo questa nuova equazione, 2Q quadro uguale 4M quadro. E questa equazione non può essere verificata, perché? Perché abbiamo detto che Q è dispari. Quindi questo numero qua è divisibile per 2? Sì. È divisibile per 4? No. No. Perché quando ci ho tolto un 2, altri 2 non ce n'è? Questo invece è divisibile per 4. Allora, questo non è divisibile per 4, questo sì. Allora, i due numeri non possono essere uguali. Abbiamo escluso l'ultima possibilità che ci rimaneva, quindi siamo arrivati al fatto che non è possibile che il quadrato di una frazione faccia 2. Quindi, in questo caso, non B implica non A, siccome A non avevamo ipotesi, negare l'ipotesi che non c'è significa trovare un assurdo totale, cioè rimanere completamente privi di situazioni. Infatti, prima abbiamo cominciato a dire che non erano entrambi pari perché si potevano semplificare, poi abbiamo cominciato a dire che P doveva essere pari e quindi Q doveva essere dispari.
Poi quest'ultima situazione, ma anche possibile, e allora ci abbiamo retto. Non è possibile che il quadrato di una frazione faccia 2. Va bene? Ok. Allora, questo tipo di situazione, anche qui ci ho insistito perché alcune di queste dimostrazioni sono anche storicamente importanti. Quando Pitagora, i seguaci di Pitagora hanno scoperto questa dimostrazione, per loro era una cosa che hanno, diciamo, la leggenda narra che qualcuno sia stato ucciso perché aveva divulgato questo segreto, che era noto solo nel club dei seguaci di Pitagora. E perché? Perché il problema è chi sono questi numeri? Allora, torniamo un attimo al discorso, lo capiamo meglio se ripercorriamo quello che è stata la nostra divisa, invece pensare a quella di Pitagora. Allora, che ti dicevano gli elementari? Elementari, cioè i numeri interi, anzi quelli naturali, positivi, che ti facevano fare? Addizione, moltiplicazione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. Però non sempre. 3 meno 7? Qual è la risposta in quarta? Non si può fare. Qua arrivi in prima media. Si può fare. Già questo dovrebbe mandare un poco su... fare infuriare, non poco. Ma come? L'anno scorso non si poteva fare, ma si può fare. Non hanno inventato le nuove regole. Le regole sono sempre le stesse. Hanno cambiato, hanno esteso l'insieme numerico. Cioè, non è che io posso dire non si può fare. Dove non si può fare? Con i numeri naturali non si può fare. Cioè... non esiste nessun numero naturale che sommato a 5 dia 3. E grazie. Quando da 1 in su, sommato a 5 fanno 6, 7, 8, eccetera, non fa 3. Chiaro? Però, se ci metterò i numeri interi, 3 meno 5 fa meno 2. Ma devo prima dire che cosa sono questi numeri interi. Chiaro? Stesso discorso. La divisione si poteva fare... non per zero, quello non si può fare neanche all'università, non si può dividere per zero. Si faceva quella con il resto, però quando arrivavi alle frazioni scoprivi che non c'era bisogno di fare, che ne so, 15 settimi, non faceva 2 con il resto di 1, faceva 15 settimi, quindi basta. Chiaro? E va bene. E quindi, diciamo, bisogna stare un attimo attenti perché dobbiamo rinquadrare un attimo tutto questo discorso degli insiemi numerici e delle proprietà algebriche degli insiemi numerici che useremo. Il primo insieme numerico, ripeto, sono i numeri naturali. Ora, i numeri naturali io li ho descritti, qui li ho descritti per elencazione, che però, se volete una descrizione inadeguata, essendo appunto una quantità infinita, però siamo arrivati al dunque, cioè al punto di partenza, cioè agli assiomi di Peano. Allora, prima di introdurre assiomaticamente i numeri naturali, di discutere questi assiomi, e torniamo un attimo al discorso del bambino che conta i numeri naturali. 1, 2, 3, 4, 5, poi sistema in base 10 probabilmente perché abbiamo 10 di, probabilmente 6, 7, 8, 9, 10, e poi si continua. Una delle motivazioni più fondamentali, diciamo, per lo sviluppo della matematica è stato quello di contare, no? Contare esistono parecchie osservazioni su come contare in maniera efficiente. Se adesso, diciamo, vogliamo fare le lezioni del rappresentante degli studenti, allora sono due candidati A e B, fanno lo spoglio, eccetera, come si corre, come si mette, come si fa? Normalmente si mettono stecchetti, si fa così, oppure
l'alternativa è fare così, così. Perché si fa in questo modo? Perché così quando le devi rivedere quanti sono, non ti devi ricontare tutte le stecchette, ma lo fai a gruppi di 5. O anzi, se poi organizzi le stecchette barrate o la casellina barrata in gruppi che sono pure di facile conteggio, per esempio 2 per 5 fa 10, sai che ogni blocco, ogni casellina su 5 voti, sai che ogni blocco su 50 voti, cioè 3 blocchi, 2 caselline e 2 voti aggiuntivi sono 150, 160, 162 voti. E non hai bisogno, conoscendo un po' di aritmetica elementare, con questo trucchetto, hai ricontato i voti in maniera semplice. Nelle tabelle di studio, qualcuno di voi ha fatto lo scrutatore a qualche lezione o no? Mazza, oh, grizia proprio. Vabbè che siete, no vabbè, però 18 anni ce l'avete. Oltretutto lo scrutatore, quello supplente, se si fa il più giovane c'ha diritto di essere scelto per primo, se ci sta qualcuno che manca. Quindi che nessuno ci sia neanche andato a un seggio per guadagnarsi qualche soldino. Vabbè, qualcuno dice io mi ero iscritta ma non mi hanno chiamato. È la crisi ormai. Allora, nelle tabelle di scrutinio, se ci fate caso, i numeri già stanno segnati, cioè tu segni soltanto una barretta, però ci sta già nella cosa, già ci stanno i numeri. Allora tu segni 1, 2, 3, 10, 11, 12, stanno segnati fino a 200, 300, quelle che possono essere le preferenze di quel candidato, no? Quindi tu, quando finisci di segnare le barrette, leggi il numero dove hai finito e quello è il numero di voti che hai segnato. Quindi, l'informazione sta scritta sul foglio. Altri modi di contare: se io devo contare i capelli che ho in testa, fortunatamente non è un problema, diciamo, risolubile facilmente, perché se potevo essere capo, allora diciamo il conteggio era più semplice, ma però come si fa a contare i capelli in testa? Si rasa un centimetro quadro di capoccia, si contano quanti puntini ci stanno al centimetro quadro, si moltiplica per i centimetri quadri di capoccia, più o meno, non è che si mettono a contare veramente, ci sta quello che si mette a contare. Oppure tipo se tu hai un bel pezzo di terra in Siberia di 200 km quadrati con la foresta e te lo vuoi vendere, come si conta tutti gli alberi che c'hai in questa foresta? Adesso con i costi satellitari probabilmente si riesce a contare uno a uno gli alberi, qualche programmino. Però un tempo si prendeva una zona dove mediamente con una media densità di alberi si contava quanti alberi ci stavano in un ettaro e dopodiché si moltiplicava per il numero di ettari, cioè insomma si faceva così. Ci sono altri teoremi molto famosi, uno molto famoso, non so se avremo il tempo di farlo perché è un teorema di algebra proprio che di analisi, è il teorema cinese del resto. Questo teorema funzionava così: i cinesi, ma diciamo quando avevano l'esercito tornava dalla battaglia, lo facevano disporre in fila per due e vedevano il resto, se avanzavano il resto, che poteva essere 0, poi lo facevano disporre per 3 e vedevano il resto, 5, 7, 11, e poi c'era un modo, diciamo, sapendo i resti, c'era un modo di ricostruire quanti erano i soldati che erano tornati dalla battaglia. C'è il modo, non è difficile, in algebra si può fare. Questo discorso vale fino al minimo comune multiplo dei numeri che hai usato, perciò ho usato numeri primi, perché in questo caso il minimo comune multiplo è proprio la moltiplicazione di tutti i numeri, quindi se uso 2, 3, 5, 7 e 11, questo discorso vale fino a 2 per 3, 6, per 5, 30, per 7, 210, per 11, 2320, vale fino a 2320. Se poi voglio, c'ho un'armata di 20.000 persone, devo fare il resto pure per 3. Ok? Va bene. E così ci sono tanti altri modi. Insomma, spesso e volentieri il problema semplice che c'aveva qualcuno era di dover contare qualcosa. Però se dovete contare un milione di tappi, penso che sia molto lungo, molto probabilmente che fate? Li pesate, sapete il peso di un tappo e probabilmente fate così, se i tappi sono tutti quanti uguali, insomma, omogenei. Se invece i tappi sono diversi, ho diverse grandezze, diverse cose, dovete ricorrere a qualche sistema più sofisticato. Però
In ogni caso, il punto di partenza di tutti i conti, di tutti i conteggi che si voglia, è sempre stato che c'era qualche conto lungo e noioso da fare. Allora qualcuno si è ingegnato a cercare di farlo in un modo magari più difficile ma molto più veloce. E dice, ma se quello è così, allora io faccio in quest'altro modo e ottengo il risultato ed è più veloce. Ma se vale quest'altra osservazione, io posso fare in quell'altro modo che è ancora più veloce. Chiaro? Ci sono, e ci sono per esempio anche, e la cosa vale anche fino ai giorni nostri, mo, ultima osservazione prima di fare piano, per capirci, uno dei primi programmini che farete in informatica sarà qualche bubble sort. Chi è che ha mai sentito parlare del bubble sort? 2, 3, 4, chi ha fatto un pochino di programmazione? Significa che voi dovete mettere in ordine alfabetico un certo numero di record nel vostro database, e allora che cosa prendete? Prendete uno, lo fate salire, lo confrontate con gli altri fino a che non l'avete portato, diciamo, prendete insomma, lo fate salire in cima il primo, insomma, quello, confrontate il primo col secondo, eccetera, eccetera. Quando trovate quello là che è più piccolo, lo fate salire su. Poi rifate la stessa storia su gli n-1 che restano, eccetera, eccetera. In realtà in questo modo fate un numero di confronti che è quadratico. Quindi se avete un migliaio di, ma anche se avete un centinaio di, diciamo, di elementi da confrontare, fate circa n^2 confronti, quindi fate circa 5.000 confronti. Ora, per un computer 5.000 confronti ci mette qualche microsecondo, insomma, a farli, e quindi non me ne importa di meno, non me ne può importare di meno. Però se li dovete fare a mano, anche se un confronto vi richiede 0,2 di secondo, perché mentre guardi, per esempio, supponete di dover ordinare 100 compiti in ordine alfabetico. Io ho 100 elaborati in analisi 1 in ordine alfabetico, no? Allora, devo, innanzitutto ci sta chi lo scrive il nome, io dico sempre scrivetelo dietro, poi dico scrivete il nome, perché dico scrivete il nome? Non perché io voglia farmi i fatti vostri, voglia sapere, perché tanto non ho associato il nome a volto, quindi che voi ci scriviate il nome o meno, non è nessuna violazione di privacy, perché il nome lo associerò al volto soltanto quando farete l'esame orale. Ma io scrivete il nome perché è più facile per la mente umana mettere in ordine alfabetico i nomi piuttosto che i numeri, insomma, anche se con i numeri me la cavo, però diciamo è più facile in questo modo. Poi, a quel però ci sta sempre che io dico scrivete dietro e intanto devo girare il foglio, anzi no, invece in effetti dico scrivete davanti, non è vero, perché così non devo neanche girare il foglio, no? Però ci sta, dico scrivete davanti, poi ci sta sempre quello che scrive dietro, allora lo devo girare. Poi, mentre che localizzo dove ha messo il nome, perché chi lo scrive grande, chi lo scrive piccolo, chi lo scrive a destra, chi lo scrive a sinistra, eccetera, qualche decimo di secondo ce lo devo mettere. Allora, mettiamo, maestro Speedy Gonzales, 0,2 di secondo. Mettiamo più realisticamente 0,4 di secondo. Meno di mezzo secondo, già è una buona performance. 5.000 confronti per 0,4 di secondo fanno 2.000 secondi. 2.000 secondi quanto sono? Quanti minuti sono? Più di mezz'ora, no? 1.800 secondi sono mezz'ora e ci avanzano solo 33 minuti e rotti. Quindi 33 minuti e 20 secondi. E secondo voi io perdo 33 minuti a mettere in ordine a fare di compiti? Quindi il bubble sort non è efficiente, ci deve essere qualche algoritmo migliore. Allora, un algoritmo migliore è, tu prendi, diciamo, sfogli questi compiti la prima volta, metti tutto quello, per esempio, che ha le lettere base, fai 3-4 mucchietti lettere, che ne so, AD e M, N, S e TZ, questo è un modo, e poi vai a ordinarla dentro, perché sono gruppi molto, sono diventati molto
più piccoli. Oppure un altro modo, questo è top down, ma un altro modo bottom up è: prendo gruppi piccoli, li metto in ordine, poi faccio il merge, cioè ne avvio 4, li metto in ordine, li riesco a tenere in mano, li sposto, li metto in ordine, 4 li metto in ordine, 4 li metto in ordine, 4 li metto in ordine. Però facendo così, poi ho gruppi da 4, questi 4, due dei gruppi da 4 li metto così, prendo questo viene prima di questo, prendo questo prima di questo, faccio il merge, li metto insieme e faccio un gruppo da 8 messo in ordine, e faccio due gruppi da 8 e faccio un gruppo da 16, rifaccio la stessa cosa con gli altri, quindi faccio, che so, su 64 4 gruppi da 16, poi faccio due gruppi da 32 e un gruppo da 64. Questo è molto più veloce, generalmente ci vogliono 5-6 minuti per mettere in ordine 60, 80, anche 100, beh, 100 forse, diciamo 10 minuti, però non ci vuole mezz'ora, ok? Ma 10 minuti già è tanto, insomma, 7-8 minuti ce la faccio. Quindi, ma dice, ma questo conta perché tu lo stai facendo a mano, perché il computer è talmente veloce. No, no, attenzione, ci sono problemi che al computer, se vengono affrontati in un modo, hanno una soluzione che viene data in un certo tempo. Se vengono affrontati in un altro modo, il tempo può essere molto più lento. Vedremo degli esempi durante il corso. Adesso è inutile che sto a fare a preannunciare esempi adesso. Va bene. Allora, gli assiomi di Peano vi facciamo questa cosa introduttiva adesso e poi discutiamo nella prossima ora, discutiamo tutti quanti per bene a fondo, che sono importanti. Allora, l'idea qual è? Forse rinunciamo a enunciati adesso, poi discutiamo. L'idea è, scusa, Peano? Giuseppe Peano. Matematico torinese della fine dell'Ottocento. È vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Allora, l'idea è questa. Voi volete descrivere una fila infinita di numeri, di elementi. Però non sono neanche numeri. Che siano numeri ce l'aggiungiamo dopo. Che siano scritti in base 10 a un sovrappiù che non serve, i numeri possono essere scritti anche in base 2 o in un'altra base, ok? Voi volete descrivere una fila di elementi, una fila di oggetti. Qual è il modo più efficace di... quali sono le regole che descrivono una fila di oggetti? Non è così facile come... sembra, soprattutto scrivere regole essenziali, quelle servono quelle e non serve altro. Okay. Le regole sono queste qua. Poi vedremo perché ci vogliono tutte quante. Che vi darò esempio per esempio una cosa che se ci tolgo una regola ottengo un'altra fila o un'altra struttura che non è una fila come quella che volevo descrivere. Chiaro? Allora, le regole sono queste qua. Prima regola. Esiste, adesso non posso fare a meno di usare il quantificatore esistenziale. Quando diremo esiste useremo questa regola sciata. Un elemento detto 1. Sarebbe l'inizio della fila. Quindi, o se volete, la prima regola, 1 è un numero naturale. Seconda regola. Ogni... sto parlando sempre... qua in realtà bisognerebbe dire... esiste un insieme... n numeri naturali con queste proprietà. Proprietà. Mettiamolo così. Okay.
Adesso queste sono le proprietà o assiomi del numeratore. Prima esiste un elemento detto 1. Ogni elemento ha un successore. Il successore sarà, diciamo, se vogliamo usare la metafora della fila, sarà l'elemento successivo nella fila. Ora, come si chiami l'elemento, poi diamo i nomi, il successore di 1 e 2, il successore di 2 e 3, eccetera, ma come si chiami l'elemento, o che cosa sia questa operazione di costruire un successore, per adesso è ancora una cosa, può essere anche una cosa misteriosa. Però ogni elemento deve avere, ne deve produrre un altro, ne deve figliare un altro, più uno. Vabbè, più uno viene dopo, però ogni elemento deve poterne figliare un altro. Cioè, se c'ho un, se ho un elemento, ne posso avere un altro, tramite operazione successore. Tramite una certa operazione, che ho chiamato successore. Chiaro? Tre. Uno non è il successore di alcun elemento. Quattro. Elementi distinti o diversi, insomma, hanno successori distinti. Adesso vi scrivo qua un altro modo. Supponiamo che un elemento lo chiamo n, il successore lo chiamo s di n. Questo è il successore. Ok? Il successore di quell'elemento di più. Va bene? Un elemento generico lo chiamo n, il successore lo chiamo s di n. Un altro modo di scrivere la regola 4 è questo, un modo equivalente è s di n uguale s di m implica m uguale n. Vabbè, almeno la relazione di uguaglianza la do per scontata. Poi vedremo che anche la relazione di uguaglianza ha la proprietà riflessiva, transitiva e simmetrica. Quindi, se i successori sono uguali, gli elementi di partenza sono uguali. Va bene? Ovvero sia, elementi distinti hanno successori distinti. Le due cose, cominciate a vedere mentalmente che queste due affermazioni sono equivalenti. A implica B, non B implica non A, è la stessa cosa. Qui ci manca una quinta regola, che per adesso sarebbe poi il principio di induzione. Non la scrivo per adesso. Facciamo la pausa, la scrivo dopo.